Buonasera a tutti da Pizzo Calabro, dalla gelateria Ercole. Vi auguro faccio tanti auguri per un Natale già fatto. Adesso diciamo vorrei parlare come la situazione qua a Pizzo. Pizzo diciamo adesso è una situazione un po' particolare. Diciamo che non mi posso lamentare in quanto non è un periodo buono per noi gelaterie, ma di solito si vedeva un po' di movimento in piazza con i tavolini apparecchiati e tutto. No, si vedeva un po' di movimento anche perché rientravano gli universitari e qualche rientro di qualche straniero che aveva le case qua e quindi preferivano stare qua a fare le feste. Quest'anno questo non è stato fattibile. Spero che con questo lockdown si possa risolvere, diciamo, che non vada avanti questa pandemia e nel mese di marzo possiamo aprire regolarmente le attività e lavorare tranquillamente. Io solo questo mi auguro, io sono favorevole a queste iniziative che ha preso, diciamo, il governo, il presidente Conte, perché altrimenti qua torniamo sempre punto a capo, nel senso che nel mese di agosto abbiamo visto tanta gente che forse tutte queste persone non le abbiamo nemmeno mai viste. Io personalmente non mi ricordo che ci sono state tutte queste persone, questo turismo italiano. E quindi poi a settembre, ottobre abbiamo visto quanti casi positivi ci sono stati in Calabria, in quanto eravamo quasi a zero qua in Calabria. Mo speriamo che non si ritorni indietro, i sacrifici che abbiamo fatto siano dei sacrifici fatti bene. È un annuncio che voglio fare, state attenti, cercate di non fare assembramenti, se volete che passiamo una buona primavera e una buona estate, altrimenti siamo punto e a capo. Io con questa intervista vi voglio salutare tutti, ne approfitto di darvi augurarvi un buon anno e che sia un anno migliore questo 2021. Grazie, un arrivederci, tanti auguri di nuovo a tutti, ciao!